Bentornati. Oggi, 19 novembre, noi ricordiamo San Fausto di Alessandria. Ascoltiamo. Non si conoscono tantissime informazioni sul conto di San Fausto, se non alcuni passaggi nella storia ecclesiastica di Eusebio. Secondo la tradizione, San Fausto è stato un diacono, vissuto verso la seconda metà del III secolo d.C. nella città di Alessandria d'Egitto. Era in corso la persecuzione voluta dall'imperatore Valeriano, quando fu catturato dai soldati romani a seguito di una sorta di indagine per scoprire i cristiani presenti sul territorio. Venne giudicato dal prefetto romano Emiliano e quindi destinato ad un esilio che lo portò a trasferirsi in Libia insieme ad altri religiosi, tra cui anche il vescovo Dionigi. Dopo alcuni anni, Fausto decise di far ritorno in Egitto, dove portò avanti una vita nomade insieme ad alcuni suoi compagni, a loro volta diaconi. Sempre secondo i racconti scritti da Eusebio, sembra che ad un certo punto le persecuzioni furono ben più pesanti che lo portarono a ricevere la condanna a morte. Ci sono però alcune questioni di natura storica che lasciano alcuni dubbi sulla persona di San Fausto. In particolare si fa riferimento ad un San Fausto come diacono che fu vittima nel primo periodo delle persecuzioni, mentre altri documenti fanno riferimento ad un altro di nome Fausto che invece venne fatto martire durante il periodo in cui al comando dell'impero romano vi era Massimino Daia. San Fausto, un altro fratello di cui ricordiamo soprattutto il martirio. È poco oltre, perché le notizie che abbiamo di lui sono proprio poche, se non che è morto durante delle persecuzioni romane. Di lui abbiamo un'altra piccola notizia che lo caratterizza: era diacono. Il diacono è la figura del servizio all'interno della Chiesa, un po' l'immagine di Cristo che lava i piedi ai suoi discepoli e si cinge del grembiule. È proprio in questa testimonianza di mitezza che lui è stato colpito a morte. Preghiamo allora per tutti i nostri fratelli e sorelle che stanno in questo momento compiendo un atto di servizio, che però viene osteggiato dall'odio, fin tanto anche a dare la loro vita. Vi affidiamo tutti e anche noi stessi cerchiamo di cingerci del grembiule come Gesù e di iniziare a lavarci i piedi gli uni gli altri. San Fausto prega per noi.